E passiamo all'oggetto numero 94. È ancora una interrogazione dei consiglieri Liberati e Carbonari rivolta all'assessore Bartolini. Necessaria indagine conoscitiva su appalti in Regione Umbria, con particolare riferimento a frazionamenti e proroghe. Prego, consigliere Liberati. Dunque, dopo i disastri ambientali, passiamo a quelli politici ed economici. La vicenda dell'operazione giudiziaria che è in corso in quel di Terni e che riguarda, come è noto, anche magna pars della classe politica esecutivo locale, questa vicenda, devo dire, che rappresenta uno dei momenti peggiori, probabilmente, della storia dell'Umbria degli ultimi decenni. Come si è arrivati a questo punto? Non lo sappiamo, ma qualche idea ce l'abbiamo. Diciamo che probabilmente si andava avanti da anni, ma più che una probabilità è una certezza che viene tra l'altro anche dalle carte della Procura, che sono state attraverso delle note in qualche modo rese pubbliche, note del Capo della Procura, note che sono emerse, che ci raccontano come ci fosse una situazione di irregolarità pressoché totale nell'assegnazione degli appalti. Perché investiamo la Regione? Perché la Regione ha anche finanziato, con risorse appunto pubbliche, alcuni di questi appalti, o ha cofinanziato ovviamente. La nota della Procura ha parlato di alterazione delle regole di mercato, ha parlato di inserimento di requisiti spaziali, strutturali e frazionamento sistematico di appalti. Tra l'altro anche il Tribunale di Riesame recentemente si è espresso su questo, confermando la validità dell'impianto accusatorio. Ovviamente è una vicenda che addolora da un punto di vista umano e da un punto di vista politico, ma bisogna, come dire, arrivare a red rationem, capire per superare questa situazione, capire cosa è successo. La proroga degli appalti, gli affidamenti diretti, sine limite, un'alterazione delle regole sostanziale che va a incidere sull'economia di questa regione. Un'economia che è di fatto eterodiretta da una consorteria fatta di politica e affari. Questo è quello che emerge. E affari soprattutto di grandi coop. Quelle grandi coop che fanno parte di un sistema, perché di sistema parla la Procura, non parla del Movimento 5 Stelle esclusivamente, come dire. È intuitivo che questo sia, e ora è anche per tabulas. E allora, rispetto a questo, noi abbiamo chiesto di capire se la Giunta abbia una cognizione chiara, anche attraverso un'analisi conoscitiva, degli appalti che vengono assegnati in Regione, nelle partecipate, nelle aziende ospedaliere, nelle aziende sanitarie, e che sono appalti significativi, dove peraltro ritroviamo in alcuni casi alcune di queste aziende cooperative che sono oggetto di particolare attenzione nel Comune. Poiché, voglio dire, qui nessuno porta l'anello al naso da un bel pezzo, e parliamo appunto di ingentissime risorse pubbliche, parliamo di decine e centinaia di milioni di euro, allora vorremmo capire da parte vostra se questa analisi conoscitiva sia possibile, sia fattibile, e se poi, rispetto all'eventuale processo al politico, che tra l'altro è già in corso su altri, per altre vicende in quel di Terni, la Regione si costituirà parte civile, perché sulla mafia l'abbiamo visto, ci costituiamo parte civile. Quando invece è un esponente della casta politica, credo che sia più difficile, ma credo che sia invece ora di responsabilizzarci tutti, burocrati e politici, rispetto al fatto che bisogna tenere un comportamento sano sempre. Prego, assessore Bartolini. Ma premesso che le vicende che lei ha richiamato su Terni, su cui la Giunta regionale, come del resto anche il vostro movimento politico, notoriamente ha un approccio garantista, visto che mi sembra che anche da parte di Beppe Grillo su altre vicende, quindi
su ogni questione su cui ci sono indagini della Procura c'è la massima fiducia nella magistratura, però ci sono anche delle procedure che devono andare al loro compimento e solo all'esito di queste procedure, come la Costituzione riconosce, si può arrivare a una affermazione di colpevolezza o no, stante il principio costituzionale di presunzione di innocenza. La situazione di Terni, inoltre, appunto, non può essere accomunata a quella della Regione dell'Umbria, quindi però entrerò nel merito del punto specifico cosa fa e cosa fa istituzionalmente la Regione Umbria in ordine agli appalti e al monitoraggio che lei ha appena adesso richiamato. In base al codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 50 del 2016, la Regione Umbria è tenuta a gestire l'osservatorio regionale degli appalti, sia per quanto riguarda i lavori pubblici, sia per quanto riguarda gli appalti di servizi e forniture. Questo tipo di osservatorio è sottoposto direttamente alla vigilanza dell'Autorità Nazionale dell'Anticorruzione e questo sito è aperto e accessibile come open data a chiunque ne abbia interesse. In particolare, tutte le informazioni e tutti i monitoraggi in corso sono accessibili al seguente indirizzo web www.regione.umbria.it/home, servizi online, sezione regionale osservatorio lavori pubblici, attività dell'osservatorio. È in corso di pubblicazione il monitoraggio sul 2016 che io brevi manu le anticipo, tenendo presente che è in fase di formazione, quindi ancora non è una notizia accessibile, ma proprio per assicurare quel principio di massima trasparenza e informazione, le depositerò e le consegnerò brevi mano al termine del suo e del mio intervento. Grazie. Un attimo, c'è una precisazione importante da fare. Un attimo. A un certo punto si pone la questione se nella Regione Umbria ci siano problematiche di frazionamento artificioso. Come lei potrà vedere dalla documentazione, c'è una situazione, a nostro modo di vedere, assolutamente regolare e compatibile. Comunque poi lei potrà esercitare il suo sindacato. Ribadisco anche un'altra cosa, consigliere Liberati, è mia ferma intenzione, come anche quella della Giunta regionale, portare avanti anche la politica che già stiamo portando di accentramento, quello abbiamo fatto già con Adisu, nella stazione unica degli acquisti, per aggregare sempre di più in termini di trasparenza e di economia di spesa le procedure nella Regione Umbria. Grazie, prego consigliere Liberati. Intanto io non discuto la buona volontà del singolo assessore, ma certamente quando la Procura parla di sistema, e ne parlano sostanzialmente tre giudici, non uno, comincio ad avere dubbi sul fatto che un esecutivo, pur importante come una giunta regionale, possa metterci le mani. Penso che queste mani siano spesso legate. Aggiungo che la Costituzione di parte civile, su questo tema lei non mi ha risposto. Dico che l'Osservatorio regionale appalti, di cui lei mi ha parlato, non si è accorto finora di nulla, anche su vicende che hanno a che fare con la Regione. Quando parliamo di aziende ospedaliere, noi qui abbiamo rivolto numerose interrogazioni su certe vicende, di fatto si continua con proroghe, sine die, come se nulla fosse, e allora poi non ci stupiamo se a un certo punto nel vuoto della politica c'è l'intervento di altre autorità. Garantismo, presunzione di innocenza, sì, ma prese in giro reiterate e plateali da parte di alcuni soggetti che hanno legami precisi con la politica non li accettiamo, soprattutto quando poi la vicenda esplode come sta esplodendo da alcuni mesi e ancora si continua a far finta di nulla, e non parlo ovviamente della sua persona, ma da parte di altri soggetti che molto sanno e però sono spesso afoni. Grazie.
Chiudo qui la seduta del Question Time e vi chiedo 5 minuti di sospensione prima di riprendere i lavori per la seduta ordinaria. Grazie.